Allora, buonasera a tutti. Ciao a tutte e ciao a tutti. È bello vedersi qui, ritrovarsi. Sono un po' emozionata, anzi, se ci fate un applauso, a tutte quante. Grazie. Già va meglio, ok. Anzi, visto che abbiamo rotto il ghiaccio, io volevo chiedere a voi che siete sugli spalti se vi andava perlomeno di avvicinarvi un pochino anche per riempire queste sedie, che è più carino vederle tutte piene. A questo punto, mentre... Grazie. Allora, io questa sera vi do il benvenuto a nome del presidente della Prologo Gennaro Di Leva, del direttore artistico di questa rassegna che si chiama Il Parco e la Commedia, che è Umberto Cappadocia, e del presidente dell'associazione Esabaudia Culturando, che gestisce la rassegna nella parte dei libri. Noi quest'anno abbiamo voluto creare tre contenitori in cui in uno abbiamo messo i libri, in un altro la musica e gli spettacoli e in un altro la commedia. Quindi io ringrazio anche Ilaria Pallocchini, il presidente della Culturando, che è qui in prima fila, e non solo lei, ma anche tutte le socie che si danno grande fare per la riuscita di tutto questo. E prima di entrare proprio nel cuore della serata, volevo aggiungere una cosa. Al termine di questa presentazione andrà in onda lo spettacolo, una commedia brillante, Suocera Contro, della compagnia AICAB. È un lavoro di Paola Nicoletti, con la regia di Pierluigi Nicoletti. E questa splendida scenografia che vedete alle mie spalle, sono pezzi di arredo del laboratorio di restauro Latti di Roma. E mi piaceva ricordarlo perché, insomma, a questo punto tocca a noi. Allora, questo è un appuntamento che ormai si ripete da anni e siamo molto contenti, insomma, che questa cosa prosegua. Questa sera noi abbiamo pensato, insieme con l'Asino d'Oro, che io ringrazio nelle persone di Lorenzo Fagioli, Matteo Fago, Valentina, Rossana, perché alle spalle di tutto questo c'è sempre un gran lavoro che non sempre è facile portare avanti. Un ringraziamento e un applauso anche forte lo darei allora a Billy, che è lì con tutto lo staff. Ad Amilcare, che è lì della Mix in Time, che ci aiuta per tutto. Allora, andiamo al cuore della serata. Questa sera noi abbiamo pensato di presentare due libri insieme. Sono due libri molto particolari che, per chi non conosce le edizioni L'Asino d'Oro, fanno parte di una collana molto particolare e molto carina, Biospiche, Psiche, diciamo, per quello che riguarda il, diciamo, settore dell'adolescenza. I due libri che andremo a presentare sono Anoressia, le patologie del comportamento alimentare di Costantino, Giorgini e Petrucci e Dismorfofobia, quando vedersi brutti è patologia, di De Lisi, Gebhardt, Giorgini e Raballo. Sono due libri apparentemente piccolini, io ne ho uno qui con me, eccolo qui, però molto molto densi. Perché?
perché penso che vanno a toccare quei problemi che forse nella quotidianità molti si trovano ad affrontare, però non capiscono poi bene in fondo che cosa si può nascondere, non so, dietro atteggiamenti che possono essere quelli di non vedersi brutti, di non vedersi belli, di non riconoscere il proprio fisico per quello che è, oppure anche quello che può spingere delle ragazze a non mangiare, oppure al contrario, abbuffarsi, proprio abbuffarsi rendendosi brutte. Quindi vanno a scavare in queste situazioni, però lo fanno, consentitemelo, al di fuori di tanti luoghi comuni. Perché io penso che noi siamo molto circondati da luoghi comuni e non è facile saper capire e saper fare la differenza utile al sapersi orientare. Questi due libri affrontano questi aspetti e questa sera la serata è organizzata in modo tale che noi avremo quattro relatrici. Abbiamo Alessandra Maria Monti, psicologa clinica e psicoterapeuta. Anna Amorini, medico chirurgo. Gabriella Bentivegna, laureata in antropologia. E Michaela Quintavalle, studentessa in medicina, e penso che la conosciamo un pochino tutti. Io a questo punto lascerei la parola ad Alessandra, però prima di questo volevo ricordarvi che troverete alla fine della serata, per chi vuole approfittare, in vendita i libricini, li troverete qui al lato. Quindi, ok, Ale, tocca a te. Grazie, arrivederci. Allora. Buonasera a tutti, pure io sono molto emozionata. E, insomma, grazie alle mie compagne di avventura e adesso comincerò. La mente e il corpo, l'immagine interna. Questo è il bellissimo titolo che la casa editrice L'Asino d'Oro ha pensato insieme agli autori dei due libri su anoressia e dismorfofobia che presenteremo questa sera a Sabaudia. Sono due nuovi libretti dedicati agli adolescenti che parlano di mente, di corpo e di immagine interna e che parlano ai ragazzi con un linguaggio semplice e diretto e ci raccontano chi sono gli adolescenti che si ammalano, quando si ammalano e che c'è una cura per la guarigione attraverso la psicoterapia basata sull'interpretazione dei sogni. Entrambi i libri, facendo riferimento alla teoria della nascita dello psichiatra Massimo Fagioli, ci spiegano quali sono i quattro momenti fondamentali dello sviluppo psichico dell'essere umano: nascita, riconoscimento allo specchio di se stessi, svezzamento e realizzazione dell'identità sessuale, il cui cardine fondamentale è la separazione. Infatti, lo sviluppo psichico sarà sano se l'essere umano riuscirà a ricreare, dopo la nascita fisiologica, ogni volta in modo diverso, il primo momento della vita che lo separa dal mondo. Come è noto, la teoria della nascita parla di una originaria sanità negli esseri umani fin dalla nascita. Il neonato nasce sano. Questo io neonatale o immagine interna è costituito dalla fusione tra corpo e mente, non c'è scissione. Questa è l'enorme eredità che ci ha lasciato Massimo Fagioli, che ha passato tutta la sua vita a combattere contro una certa cultura, contro una certa psichiatria, che ha sempre affermato che non esiste una cura perché non esiste la malattia mentale, che ci dobbiamo rassegnare ad una vita senza speranza e che l'anaffettività sta nella normalità delle cose. Ma durante i miei studi di psicologia e della successiva specializzazione universitaria e poi formazione junghiana, mi sentivo profondamente insoddisfatta perché la mia idea di cura era astratta e consolatoria. Finché nel gennaio del 1999 non ho avuto la fortuna e il privilegio di partecipare ai seminari dell'analisi collettiva e ho trovato la risposta a tutte le mie domande personali e professionali.
Ho scoperto l'inganno della cultura dominante di farci credere che non nasce, il neonato nasce con l'istinto di morte, con il peccato originale. Nasce scisso e carico di angoscia che riversa addosso alla madre che dovrà ricompattarlo. Ed ecco che il caldo latte materno servirà a riempire immediatamente questo vuoto invece di lasciare il neonato da solo ad affrontare psichicamente la complessità del suo venire al mondo. Lo troviamo anche scritto sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, che l'allattamento al seno può essere considerato il proseguimento naturale della gravidanza durante la quale la madre ha protetto e nutrito il suo bambino. E ancora, è importante inoltre che il latte materno rimanga la scelta prioritaria anche dopo l'introduzione di alimenti complementari fino ai 2 anni di vita ed oltre, e comunque finché mamma e bambino lo desiderano. E la madre si sentirà onnipotente se saprà allattare e impotente se non avrà il latte. In entrambi i casi rischierà di annullare il neonato per una cecità nei confronti di un essere umano completamente nuovo. Scrive Massimo Fagioli sul Left del 30 luglio 2016. Se avessi detto che alla nascita c'è la pulsione di annullamento, avrei detto una menzogna terribile. Avrei detto, obbedendo alla Bibbia, al Logos occidentale, al mare radicale, al nulla ebraico, che l'essere umano nasce con l'istinto di morte, che sarebbe l'unica realtà del bambino che non ha imparato a parlare. E non è vero. L'essere umano nasce con la reazione alla luce che giunge sulla sostanza cerebrale della retina, che è pulsione, che senza tempo è, insieme, creazione della vitalità e capacità di immaginare. La fisiologica carenza di vitalità permette alla pulsione di annullamento di rendere non esistente il mondo non umano che aggredisce il neonato con la luce, il freddo e il rumore, ed è necessaria alla nascita per fare la memoria che è certezza che esiste un seno, per la sensazione del contatto della pelle con il liquido amniotico. Questa memoria dell'immagine interiore realizzata alla nascita è identità neonatale universale, senza volto definito, uguale per tutti. Poi, dice Fagioli, la vitalità è una forza che deve crescere, perché compaia la capacità di disegnare, senza l'azione della mano, la linea intorno al proprio volto. Questo avviene nel bambino intorno ai 9-10 mesi di vita. Se nella nascita fisiologica si forma una prima identità, che è generica perché c'è una carenza, alla seconda nascita dei 9-10 mesi c'è l'autonomia del pensiero che fa un'identità personale, originale e unica, il sono io. Già in Teoria della nascita e castrazione umana nel 1975 Fagioli scrive che il bambino riconosce se stesso allo specchio perché in quell'immagine del proprio volto riconosce la propria immagine interiore. E ancora, che non può essere un ricordo cosciente perché si vede per la prima volta. Gli animali non si riconoscono perché non hanno l'immagine interiore, così come molti uomini che ammalendosi l'hanno perduta. Ma è allo svezzamento, dopo 12 mesi, con il cammino e poi la parola, che il bambino farà una separazione anche fisica dalla madre. Ma se la madre o chi se ne prende cura avrà una realtà umana deludente perché fredda, anaffettiva o depressa, cosa può succedere nella psiche del neonato? Per il neonato che nasce, come abbiamo detto prima, con una fisiologica carenza di vitalità, le ripetute delusioni sono insopportabili e si deve difendere da ogni assenza psichica della madre con un annullamento che progressivamente lo impoverisce negli affetti e lo svuota portandolo ad una sempre maggiore scissione tra la mente e il corpo. Il neonato non riuscirà più a vedere la realtà per quella che è e perderà il rapporto con l'altro. Se la propria immagine interna è stata lesa, quello che il bambino vedrà di se stesso allo specchio a 10 mesi sarà figura e non immagine, figura cosciente e piatta invece che immagine inconscia profonda, e non sarà in grado di riconoscersi allo specchio. Se il bambino non riesce a realizzare la propria identità allo specchio, la separazione completa dalla madre allo svezzamento si potrà concludere con il vuoto e con la dissociazione, impedendo al bambino il successivo sviluppo di una buona immagine corporea. E arriviamo finalmente a raccontare che cosa succede alla pubertà. Gli autori ci dicono che i sintomi della malattia, sia nelle patologie del comportamento alimentare che nella dismorfofobia, fanno il loro esordio in adolescenza, quando l'essere umano dovrebbe realizzare la propria identità sessuale nella visione dell'essere umano diverso da sé. Leggiamo cosa scrive Massimo Fagioli sul Left del 20 agosto del 2016. Non sapevo ancora che l'uomo innamorato ricrea ciò che ha vissuto nel primo anno di vita senza parola
e colui che si ammala, perduto il rapporto razionale con la realtà materiale, ripete la tragedia dell'anaffettività e della dissociazione del primo anno di vita senza parola. Perdere il rapporto con la realtà umana. E ancora, su Left del 7 novembre del 2015. Desiderio. La mano con l'opponente del pollice, sostenuta dal lungo braccio, scrive che il desiderio esiste soltanto nel rapporto con l'essere umano diverso da se stessi. L'identità della veglia e della coscienza viene chiusa tra le parentesi dell'indifferenza e il corpo viene invaso dalla memoria della nascita e del primo anno di vita senza parola e diventa, nel rapporto interumano più profondo e completo, identità. Un tempo lontano fu fragile ed effimera, perché la realtà del bambino senza ragione e parola è una mente legata all'obbligo della sopravvivenza. Poi il tempo, con lo sviluppo del corpo, fa la forza della fantasia che regna nel corpo senza coscienza e razionalità e, libera dall'angoscia di morire di freddo e di fame, vive l'attrazione del corpo diverso dal proprio. L'adolescente, se è stato un bambino ripetutamente deluso nei suoi affetti, si ribellerà violentemente nei confronti di un corpo che si sta sviluppando e che sente pericoloso a causa della sessualità. Per vivere senza castrazioni il rapporto con il diverso da sé, dovrà ricreare la originaria fusione tra la mente e il corpo del primo anno di vita, cioè dovrà trovare dentro di sé un'immagine interna sana, non scissa. Entrambi i libri si chiudono con un capitolo dedicato alla psicoterapia, che deve necessariamente essere preceduta da una diagnosi accurata e, se possibile, precoce. Spesso, sia alla base della dismorfofobia che delle patologie del comportamento alimentare, ci dicono gli autori che vi è una depressione, che è nascosta da un sintomo, come il vedersi brutti o il vedersi grassi. Se il paziente si difende con un sintomo, di solito legato alla sua realtà fisica, è perché non riesce ad integrarla con la sua realtà mentale non cosciente. La psicoterapia, per essere tale, ovvero cura per la guarigione, deve esplorare il mondo non cosciente del paziente attraverso i sogni e la loro interpretazione. In questo modo il lavoro dello psicoterapeuta consisterà nel far recuperare al paziente i primi 10-12 mesi di vita, ovvero l'identità della nascita e del primo anno di vita che si era persa nella malattia. Solo così il proprio volto allo specchio non sarà una figura come un'altra, come succede ai malati che non riconoscono loro stessi. Il paziente, per curarsi, deve poter vivere un rapporto interumano non deludente con il suo terapeuta. E perché questo sia possibile, vorrei concludere ricordando la grande sfida che ci ha da sempre lanciato lo psichiatra dell'analisi collettiva. È fondamentale che lo psicoterapeuta, prima di essere bravo, sia pulito ed onesto. Grazie. Buonasera a tutti. La lettura di questi bellissimi e utilissimi testi hanno suscitato in me tantissimo interesse. Sono libri ricchi di spunti. Provocano il lettore ad intraprendere ulteriori ricerche. Sono libri in movimento, come tutta questa splendida collana edita dall'Asino d'Oro Biopsiche, Adolescenza, che comprende la psicoterapia, autolesionismo, anoressia e dismorfofobia. E movimento è una bella parola, appartiene sicuramente all'adolescenza. L'adolescenza rappresenta il momento dello sviluppo nel quale si realizzano tutte le potenzialità umane insite alla nascita. Nell'adolescenza avviene il cambiamento fisico. È un cambiamento che non dipende da noi, ma è governato da ormoni, una vera e propria tempesta ormonale che fa cambiare il corpo in maniera repentina. E questo è un processo fisiologico. E fisiologico è anche quel senso di insoddisfazione che può avere il ragazzo o la ragazza verso il proprio aspetto fisico. Quell'insoddisfazione che lo spingerà a migliorarsi, a mangiare meglio, fare sport, truccarsi.
Questo è quello che accade nella maggioranza dei ragazzi, dove i rapporti nei primi anni di vita sono andati nel verso giusto. Sono stati sani, la propria immagine interna non è stata lesa, si è sviluppata bene. Si è permessa quella normale fusione mente-corpo che lo porterà alla realizzazione della propria identità sessuale. Questo cambiamento del corpo si fonde con una mente in trasformazione, da una mente di bambino ad una mente di pensieri ed emozioni diversi da prima. Si fanno i conti con qualcosa che prima non esisteva, la sessualità. È un'altra nascita. Alla nascita abbiamo la prima trasformazione tra il biologico nel ventre della madre e l'esterno con la luce che attraverso la pupilla raggiunge la retina, che è un'area fatta di sostanza cerebrale ed è l'unica parte del cervello esposta all'esterno. La luce raggiunge la retina determinando una reazione di attivazione del cervello che porta alla formazione del pensiero umano. E nell'adolescenza, come ci racconta molto bene la professoressa Francesca Fagioli nelle lezioni di Chieti del 2008, questa realtà psichica del primo anno di vita riemerge realizzando quella fusione con la realtà fisica e quindi la possibilità di superare la scissione tra la realtà fisica e il mondo psichico, che nel ragazzo fa rivivere quelle situazioni o sensazioni di incertezza, nebulosità, luci e ombre che sono proprie dei primi mesi di vita, quando la visione non è completa. Questa fusione corpo-psiche lo porterà a ricercare il diverso da sé. Si confronterà con l'identità sessuale dell'altro. Se la mente, cioè lo psichico, non si è sviluppato armonicamente e i primi anni di vita non sono andati bene, la psiche rimane indietro. Le delusioni, i vuoti, gli annullamenti bloccano quella fusione mente-corpo. E sarà la mente, cioè l'alterazione della mente, che non vedrà il proprio corpo e lo attacca. Come viene magnificamente raccontato dai nostri autori, questi ragazzi iniziano a sentirsi brutti, a vedersi brutti, e un presupposto difetto, spesso inesistente, diventa il nucleo di tutta la vita. In realtà, la paura di essere brutti fisicamente riflette la paura di essere brutti psichicamente, cioè come esseri umani. Su questo tema, il cinema ci ha regalato immagini. Il film che ho scelto è Time, di Kim Ki-duk, del 2004. Racconta la storia di due innamorati. La giovane Si è convinta che il suo Ji-woo si sia assuefatto dei suoi tratti somatici. «Perdonami di avere la stessa faccia noiosa», si implora al suo fidanzato. «Sei stanco del solito corpo?» lei gli chiede. Decide di sparire e sottoporsi ad un complicato intervento di chirurgia plastica per cambiare i connotati. «Non voglio essere bella. Voglio essere diversa». Ricostruisce il suo nuovo volto dai ritagli di giornali, pezzetti di viso di altre donne. Sì, non sapendo, non potendo rappresentare la sua immagine interna, ne cerca una tra le tante, ma il risultato è un'immagine dissociata, disarmonica. Sì, ritorna dal suo uomo con un nuovo volto. «Le cose non sono andate come volevo. Forse sembro felice, e invece sono stranamente triste, come se il mio cuore stesse per scoppiare». Queste sono le parole che pronuncia Si dopo una notte con il suo amato. Da qui l'inevitabile catastrofe.
Il bravo regista rappresenta la tragedia con un paesaggio ghiacciato. È la catastrofe della mente. Cosa è accaduto? La mancanza che sente, come ci raccontano gli autori, è quella di aver negato la bellezza dell'immagine interna della sua nascita sana. Avevo 12 anni e feci un disegno, un grosso naso e una piccola bocca storta. L'occhio era in diagonale. Il disegno mi accompagnerà per tutta l'adolescenza. Qualche giorno fa, il bravo giornalista Gerardo D'Amico, di Rai News 24, al termine della splendida intervista al bravo psichiatra e autore di questo grande libro, Luca Giorgini, gli chiede: si riesce a guarire? Assolutamente sì. Era il 2008, un anno importante, e Massimo Fagioli sul Left dell'11 aprile, nella quarta colonna, scrive: il pensiero e la parola della veglia si fondono così con l'irrazionale inconoscibile, che realizza che l'identità umana che si fa alla nascita è nel suo narcisismo, rapporto interumano, perché la capacità di immaginare sarà linea che scrive nel silenzio, che scrive nel silenzio. Disegna se è trasformazione dell'immagine, deforma se è annullamento della mente del sonno. La cura è possibile con la psicoterapia, attraverso un rapporto interumano non deludente. Ci si può curare e ritrovare un sano rapporto con se stessi e il proprio corpo, attraverso l'interpretazione del pensiero senza coscienza, così da permettere la conoscenza del proprio mondo interno e ricreare quella nascita che nei primi anni di vita, con rapporti non sani, è andata persa. Quel brutto disegno è andato perduto e hanno iniziato ad accompagnarmi moltissime immagini, colori, linee, che nell'analisi collettiva lo psichiatra Massimo Fagioli ci ha regalato con generosità e onestà ineguagliabile. Credo di avere alcuni di questi bei disegni colorati. Ora so, ne sono certa, non si rovineranno mai più e faranno nascere solo bei volti. Devo dire che entrambi questi preziosi libri si leggono tutti di un fiato, essendo scritti con un linguaggio molto preciso, ma semplice e scorrevole. Confesso che leggendo cosa può accadere quando si perde se stessi e quindi il rapporto con il proprio corpo, sentito come un oggetto estraneo, la memoria ha viaggiato lontano nel tempo passato, negli anni della mia adolescenza, in cui il corpo era in subbuglio, le domande erano tante, ricercavo un'originalità fatta di emozioni che non riusciva ad inserirsi in una normalità precostituita e razionale. Erano gli anni del liceo e studiavo la cultura greca e latina, la filosofia, la storia dell'uomo e la letteratura. Anni in cui veniva trasmessa come verità dell'essere umano quella di Platone, ovvero quella del logos occidentale, basato sulla scissione tra un corpo da rendere sempre più immobile e un'anima spirituale, in cui gli ideali di bellezza erano basati su canoni ben precisi, perseguendo la precisione del particolare fissato alla figura,
in un vero e proprio culto del corpo, in cui la donna era vista come un essere inferiore, incompleto. A tal proposito, non so se conoscete la storia di Apelle, che non fece una palla di pelle di pollo, ma era il pittore ufficiale di Alessandro Magno, e che volendo dipingere un ritratto della bellezza, non si servì di una modella in particolare, ma scelse le parti anatomiche più perfette di molte donne e le unì insieme per fare un'immagine ideale. Ce lo raccontava Anna Maria Panzera qualche tempo fa nel volume Rapporto uomo-donna. Ecco, tutto questo oggi si fa con la chirurgia estetica usata in modo patologico, come si racconta nel libro Dismorfofobia, alla ricerca di una bellezza che niente ha a che fare con il fascino, con la concretezza e con l'identità di una donna. Tutto questo non poteva rispondere ai miei tormenti di adolescente, e quindi a scuola solo i poeti, in quel mondo fatto di filosofia razionale e di inesorabile piattezza, calmavano il mio fastidio, lasciando fluire, libero in me, un filo con le emozioni e con quel mondo sfumato e inconscio che la logica di Platone, tutt'oggi imperante, sezionava, violentava e negava. È stata la presenza di questo filo dentro di me che mi ha permesso di non perdermi in quegli anni. E quando accadeva di stare tra adolescenti molto più tormentati di me, che magari si perdevano con la droga in un corpo che non sentiva più emozioni, mi dannavo perché avrei voluto far sapere loro che esisteva una storia di cura, di sana ribellione e di gioia di vivere. Già da bambina, infatti, in casa, circolavano i libri e le idee rivoluzionarie del grande medico, scienziato e uomo Massimo Fagioli. E la teoria della nascita vi è entrata davvero come un potente raggio di sole, scaldando e illuminando il mio presente di allora e aprendo le finestre della mia vita di bimba prima e di ragazza poi. Sapevo già che quest'uomo, Massimo Fagioli, aveva le chiavi per poter vivere una vita davvero libera e intelligente, in cui le emozioni non venivano sezionate ed annullate, ma anzi ricercate e coltivate. Una vita in cui ribellarsi non voleva dire morire, perché fatto con identità e conoscenza. Non riconoscendomi nella normalità fatua che vedevo nella società di quel tempo, i gaudenti anni Ottanta, sentivo che dovevo cercare altro, una ribellione, un altro modo di stare con gli altri che non fosse quello delle ipocrite apparenze e del divertimento a tutti i costi. E così mi ritrovai a passare i miei pomeriggi al Pantheon, tra i punk e i dark dell'epoca, vestita di nero, con gli occhi bistrati e i capelli dritti, manifestando così il mio disappunto e la mia presa di distanza dallo stile di vita imperante anche dal lato estetico. E proprio lì, tra le scalinate della fontana, mi capitava ogni tanto di salutare felice, sbracciandomi, un elegante signore che passava di lì, dalla camminata rilassata. Era Massimo Fagioli. Rispondeva ai miei saluti esuberanti e mi sorrideva con un grandissimo sorriso che aveva già catturato il mio cuore, non lasciandolo più. Era lui che aveva già salvato la mia vita, anche se ancora non lo conoscevo di persona. Era lui che aveva impedito che io perdessi quel mio filo di cui parlavo prima. Era lui che aveva fatto sì che io avessi potuto vivere un'infanzia davvero felice, nonostante le premesse non fossero state tra le più rose. E mi vantavo con i miei amici punk, perché per me lui era davvero, e lo è tuttora, il più punk di tutti. Fu così che intorno ai 16-17 anni, con i miei capelli dritti e le mie labbra blu, approdai all'analisi collettiva, dopo aver visto quel capolavoro che fu Diavolo in corpo, in cui si raccontava con immagini di una bellezza sconvolgente, di una guarigione che fa diventare bellissima e libera una donna che ritrova la sua nascita. Una donna che si salva da un destino di moglie servizievole e madre anaffettiva, e per questo diventa bella, che coraggiosamente si lascia andare in una fusione tra corpo e mente, appunto, per viversi una storia d'amore con il ragazzo alle prese con la maturità. Una storia d'amore passionale, in cui quello che conta è l'identità e la realizzazione dell'altro.
E poi sapevo che quella splendida attrice era stata così splendida ed il film un capolavoro perché Massimo Fagioli aveva preso le redini di tutto. Volevo andare da lui, volevo fargli mille domande, volevo conoscere l'uomo che aveva fatto sì che la mia vita fino a quel momento fosse stata davvero fantastica. Ora potevo anche io cercare la mia identità umana, la mia identità di donna, sapendo che era possibile spernacchiare il caro Platone, i vari intellettuali ed i vari preti e suore che incontravo nel mio cammino. Mi sentivo forte e immensamente fortunata. Andavo da lui, il più bello di tutti. E finalmente sentivo sulla pelle, nel corpo, che era possibile un nuovo modo di sentire, vedere, pensare, che si poteva sviluppare se stessi senza paure e ci si poteva lasciare andare. Massimo Fagioli, con il suo lavoro e la sua ricerca, non si fermava mai all'apparenza, ma anzi, pretendeva che anche tu fossi sempre più in grado di vedere oltre, di cercare una bellezza senza paura, e che il logos occidentale, con tutti i suoi annessi e connessi, non solo si poteva allegramente sbeffeggiare senza remore, ma facendolo si sarebbe diventati esseri umani sempre più belli. Sentivo parlare di immagine interna. Solo così avrebbe potuto svilupparsi quella bellezza completamente diversa da quella proposta di Apelle e dalla nostra cultura. Poi può succedere purtroppo che la sfortuna, aiutata dalla velocità in macchina di un ragazzo su di giri, ti porti via il tuo affetto più grande, dall'oggi al domani, e il baratro si apre sotto di te. Era una perdita troppo grande per me da reggere, troppo dura, troppo improvvisa, e non avevo ancora l'identità necessaria per poter vivere fino in fondo, lasciandolo fluire, reggendolo, un dolore così grande. E così il corpo e la mente furono risucchiati in una morsa buia in cui l'immagine interna ho rischiato di perderla davvero per sempre. Ma sapevo già, anche se ci sarebbe voluto tanto tempo, potevo comunque salvarmi anche stavolta, perché alle spalle, sempre grazie a questa storia, avevo come salvavita anni pieni d'amore, di gioia di vivere e calore, e soprattutto perché c'era sempre Massimo Fagioli, la sua teoria e l'analisi collettiva a curarmi, a farmi ritrovare quel filo, a ricostruire un'immagine interna, un corpo, una mente. Dovevo dire che gli esseri umani sono bellissimi, raccontava Massimo Fagioli nell'ormai celebre Lettera a Luciano nel 1980. E così infatti è stato. Nel corso degli anni, all'interno dei seminari dell'analisi collettiva, ne ho visti tantissimi di esseri umani diventare belli, ma belli nel senso più rivoluzionario e profondo del termine. Una bellezza che parte dai propri affetti, dai propri pensieri, dai propri sogni, che traspare nei tratti del volto, nel modo di sorridere, di camminare, di stare con gli altri e di amare. Quando c'è l'immagine interna, il corpo e la mente sono fuse e la bellezza che hai dentro viene espressa anche dal corpo, che allora cambierà anch'esso, perché si è trasformata la realtà inconscia che lo costituiva. Il corpo, infatti, è la manifestazione esterna di quello che si ha dentro e quindi è sulla realtà non cosciente, sull'immagine interna, che bisogna porre l'attenzione, come ci raccontano i nostri autori in questi due preziosi libretti. Come ci raccontavano le mie colleghe prima, quello che fa perdere l'immagine interna, quello che fa ammalare e quindi diventare brutti, anche esternamente, sono i rapporti anaffettivi che si possono subire nei primi mesi di vita e che poi, nell'adolescenza, alla prima delusione d'amore, possono ritornare fuori. La pulsione di annullamento rende anaffettivi e quindi brutti. Quello che era fuso in un insieme armonico si scinde, creando una voragine tra i propri pensieri ed il proprio corpo, sempre più vuoto e meccanico, magari anche perfetto nelle misure, ma immobile e senza vita. E allora ci si sente brutti, anche se magari non lo si è affatto, e ci si affanna a perfezionare il corpo per mimetizzare e nascondere una bruttezza interna che si sente come insopportabile.
E purtroppo bisogna dire che la cultura in cui viviamo, platonica e positivistica, non solo è complice, ma persegue con dedizione tale scissione millenaria. E così si rimane intrappolati in un'immobilità sancita dai grandi del pensiero filosofico e dal cattolicesimo, ragione e religione, che nella storia sono sempre stati determinati a mantenere questo stato di cose, per impedire a chi non ha perso la speranza di salvarsi da questo gorgo foriero di morte. E quindi quello che conta è non entrare in crisi, ma omologarsi ai dettami imposti, ad una norma fatua, anaffettiva appunto, senza farsi domande, in cui ci si preoccupa di accumulare beni di consumo, avere un corpo sempre più perfetto e performante, oggetto di un piacere cieco e senza passione, in un disperato tentativo di colmare un vuoto nell'essere, senza occuparsi minimamente dei rapporti che si vivono o se siamo in grado di amare. Un po' come fanno le persone affette da questi sintomi e patologie, i quali, non potendo sopportare di affrontare i propri vuoti interni e i propri annullamenti, si accaniscono nella ricerca della perfezione della figura, sempre più intrappolate in questa scissione tra mente e corpo, in cui l'immagine interna non esiste più. Ma ormai, da tantissimi anni, nel panorama culturale e scientifico mondiale, si è affermata la teoria della nascita di Massimo Fagioli, teoria grazie alla quale l'essere umano può finalmente uscire da questa schiavitù millenaria che lo obbliga a girare su se stesso in un'eterna coazione a ripetere, in un eterno presente immutabile. Sorrideva sorniona, certa del suo fascino di bella donna, e sembrava non ricordare il sogno orrendo dei tempi passati. Cosa si era modificato nell'inconscio? La malattia è alterazione dell'inconscio. È la conoscenza il fattore terapeutico? È la frustrazione continua della negazione. Così raccontava Massimo Fagioli nell'articolo Una depressione della rivista Il sogno della farfalla. Oggi il corpo e la mente possono tornare a ballare fuse in un tutt'uno, ed è successo ormai da tempo quello che nella storia forse non era mai accaduto, che mille e mille donne hanno trovato non solo la propria nascita, ma sono andate ben oltre, arrivando a costruirsi un'identità umana e sociale mai viste prima, perché è con questa teoria che la donna, sempre annullata, negata, violentata in ogni epoca storica fino ai giorni nostri, può trovare quella immagine interna e quella identità, potendo così rappresentare quel primo anno di vita con cui anche gli uomini potranno ritrovare se stessi. Ah, buonasera a tutti. No, io vorrei dedicare questo intervento al mio papà, che in questi giorni se l'è veramente vista brutta fisicamente e non può essere qui con noi, ma insomma sta seguendo la diretta grazie al collegamento. Difficile parlare dopo di loro, ma insomma ci provo. Allora, qualche settimana fa ricevetti una telefonata all'altro capo del filo, un noto psichiatra. Di vista lo conoscevo da quando ero ragazzina, anche se in tanti anni avevo scambiato con lui solo qualche parola. Cercai di scotomizzare che fosse anche psicoterapeuta e psicologo dell'età evolutiva, nonché responsabile di un servizio per patologie del comportamento alimentare e docente di psichiatria. Altrimenti sarei stata affetta da immediata ed assoluta afasia. Invece, piena di entusiasmo, ascoltai la sua richiesta. Il 22 luglio a Sabaudia presentiamo insieme anoressia e dismorfofobia. Mi piacerebbe che fra i relatori ci fossi anche tu. Sì, disse così. Forse incoraggiato anche da una delle autrici,
una bella donna ed una illustre psichiatra che mi conosceva bene. Silenzio, crisi, panico. Ancora una volta mi veniva offerto un dono immenso. Ancora una volta io, proprio io, potevo presentare un libro della casa editrice L'Asino d'Oro. Questa volta però non un testo politico, ma due volumi psichiatrici. Questa volta, vicino al mio nome, sulla locandina, non sarebbe stata scritta l'apposizione sindacalista, ma studentessa di medicina, conferendomi quella identità spesso messa in ombra per dedicarmi ai diritti, ai bisogni e alle esigenze di una categoria annientata. Terminata la conversazione, una miriade di pensieri invase e pervase la mia mente. Perché io? Mi sopravvalutano. Che contributo potrei dare nella ricerca di patologie gravissime che, se non diagnosticate e curate, portano persino alla morte uomini e soprattutto donne? Saliva il senso di angoscia, immediatamente sostituito da una sorta di freddezza, annientata nel momento in cui il mio sguardo si posò sul mio braccio destro. Un braccialetto thailandese con la scritta Schopenhauer risaltava su tutto. Schopenhauer. Schopenhauer mi chiamava lo psichiatra dell'analisi collettiva, perché poco più che diciottenne un giorno lo costrinsi ad un dibattito a due innanzi a centinaia di persone sul mondo come volontà e rappresentazione. Schopenhauer era il nome che mi conferiva l'identità di giovane donna che, dopo essersi curata, faceva formazione e ricerca nei seminari di analisi collettiva. Schopenhauer raccontava di un rapporto uomo-donna mai deludente che aveva caratterizzato tutta la mia vita. Schopenhauer sognava una tesi di laurea precisa alla facoltà di medicina. Dalle sante anoressiche ai siti Proana e Promia, la storia, la clinica e la psicopatologia di un'epidemia contemporanea. Dunque sì, forse gli autori non erano stati così pazzi, dissociati o schizofrenici nell'affidare anche a me un compito così importante. Nel dare anche a me la possibilità di parlare a quegli adolescenti che non vedono una via di uscita dal tunnel. Presi i due libri come rinvigorita da una forza che non credevo di avere. I colori dei titoli sulle copertine mi incantarono per istanti che non potrei dimenticare. Verde anoressia ed arancio dismorfofobia. Due patologie apparentemente diverse, pensai, ma in realtà tra loro concatenate, mi dissi. Due sintomatologie differenti della stessa malattia della mente. Due sintomatologie differenti che annientano la fisiologica esigenza di realizzarsi, di studiare, di vivere e costruire rapporti interumani validi, poiché alla base c'è la terribile morsa della depressione. Depressione temuta, depressione allontanata anche solo dalla verbalizzazione di una diagnosi conclamata. Depressione annientata dalla pulsione di annullamento cui si tende per avere la sensazione di risolvere l'angoscia. Rimasi colpita dai due titoli. La scelta degli autori era precisa. Anoressia e dismorfofobia. Sottolineare la loro essenza di malattia al di là della collocazione diagnostica controversa per conservare e preservare un legame stretto col metodo medico, inteso come cura finalizzata alla guarigione. Perché il ritorno all'omeostasi, allo stato fisiologico precedente, alla sanità della nascita che si è perduta nella delusione dei rapporti umani è possibile. Questo notai. Una scelta precisa degli autori, dunque, che con un linguaggio semplice, a tutti accessibile, ma mai banale, polverizzano sul nascere le miriadi di eresie che possiamo trovare su internet.
Nel web, ma anche nelle terapie cognitivo-comportamentali, ritroviamo racconti di pazienti che vogliono costringere il terapeuta a parlare solo del comportamento alimentare, del peso, del racconto dettagliato di tecniche compensatorie e di ausilio per non assimilare il cibo, di una particolarità del corpo o del loro volto che percepiscono come mostruoso. Ma, ripetono gli autori fino allo sfinimento, questa è una strada senza via di uscita e scevra di senso logico. Parlare della sintomatologia, analizzarne la dinamica o la frequenza con cui essa si presenta non permette la cura della malattia. Non consentirà mai la guarigione dalla malattia. Gli autori sono categorici. Anoressia, bulimia, obesità, dismorfofobia hanno un unico filo conduttore che parla di lesione dell'immagine interna e di depressione. Lesione che si verifica nel primo anno di vita. Un tempo, quando il bimbo veniva alla luce, non c'era la fobia di allattarlo subito. Non c'era questa pressione, anche perché la madre non ha latte ed il canale alimentare è pieno di meconio. Al bimbo si deve dare la possibilità di ricreare la calma della situazione intrauterina, idea che ogni bimbo realizza alla nascita come emergenza della capacità di fare immagini. Con la sua capacità di immaginare, il bimbo avrà per la prima volta idea di se stesso come unione armoniosa di corpo e mente. Si va così strutturando l'immagine interna. La lesione dell'immagine interna e quindi la causa di patologie conclamate che si manifesteranno in età adolescenziale avviene nella delusione per i rapporti con altri esseri umani. Fondamentale è non commettere l'errore di colpevolizzare la famiglia. La malattia del figlio non è causata dai genitori, altrimenti non sarebbe spiegabile perché si ammalino alcuni esseri umani ma non i fratelli. Esiziale è la reazione della persona che si ammala innanzi a rapporti deludenti. La malattia mentale è certamente il prodotto di rapporti complessi, ma ciò che conta è come si svolge l'interazione tra le parti, scrivono gli autori. Due libricini assolutamente rivoluzionari, dunque, grazie ai quali gli autori coinvolgono diverse figure sociali, affinché la diagnosi psichiatrica non sia verbalizzata troppo tardi. Medici di famiglia, insegnanti, estetiste, istruttori, chiunque sia a contatto con gli adolescenti diventano fondamentali nella manifestazione della sintomatologia della patologia. Ed il loro intervento, indirizzando tanto il ragazzo o la ragazza quanto i familiari verso uno psicoterapeuta piuttosto che un chirurgo estetico, potrebbe salvare loro la vita. Era solito ripetere lo psichiatra dell'analisi collettiva. La trasformazione del corpo è fisiologica solo prima della nascita e nell'utero. Dopo la nascita c'è lo sviluppo del corpo. La trasformazione a quel punto può essere solo della mente. I pazienti affetti da dismorfofobia o patologie del comportamento alimentare, invece, cercano, attraverso varie tecniche, di adattare il corpo alla loro percezione deformata invece di curare la mente. Interventi che comportano alterazioni anatomiche e di funzionamento del corpo non sono accettabili, ma sono da considerarsi una menomazione. Non accettare la realtà fisiologica dell'essere umano è incompatibile con la salute mentale. Di fronte alla realtà del proprio corpo non può esistere, senza limiti, la libertà di opinione. Accettare la propria realtà fisica fa parte del rapporto con la realtà. Non farlo conduce al probabile inizio di una psicosi. La prescrizione farmacologica non risolve mai veramente il problema. La cura volta alla guarigione è affidata solo alla psicoterapia e alla interpretazione dei sogni. La psicoterapia è l'unico strumento che abbiamo per curare questi pazienti con l'obiettivo di guarirli.
Il trattamento non deve mirare esclusivamente alla risoluzione dei sintomi e delle alterazioni comportamentali. Occorre occuparsi di una realtà umana profonda per ricreare la realtà mentale sana andata perduta. I sogni sono pensieri per immagini, pensieri non filtrati dalla coscienza e dal comportamento, e non c'è linguaggio articolato ad esprimerli. Il sogno parla ed il terapeuta deve saper ascoltare, comprendere e tradurre il suo linguaggio fatto di immagini nel linguaggio delle parole quotidiane, affinché anche il paziente possa capire di più se stesso. In reparto ho osservato psichiatri seguire una paziente anoressico-bulimica dall'anamnesi comune nelle patologie del comportamento alimentare. Una mamma fortemente depressa che si addormentava quando la allattava, un papà dalla storia personale particolare. La lesione dell'immagine interna della paziente fu molto precoce, violentissimo l'attacco alla sua vitalità in età infantile. E la manifestazione del sintomo esplose in tutta la sua drammatica essenza in età adolescenziale, quando una realtà mentale sana avrebbe dovuto catapultarla nel rapporto con un individuo come lei, in quanto essere umano, ma diverso da lei perché uomo e uomo sano. Scelse l'alternativa mortale, scelse il rapporto con l'inanimato, scelse il folle fascino dell'autodistruzione interpretata come realizzazione per non vivere nell'angoscia e nella depressione. Questa paziente oscillò tra i 37 e i 119 kg. Ricoverata e dimessa ripetutamente dagli ospedali, riportava danni fisici importanti. Ulcere, varici esofagee, leiomiomi, scollamento del cardias, perforazioni varie, scompensi metabolici ed elettrolitici. Ma ancora più mortali erano le dinamiche latenti. La psicoterapia colmò i suoi vuoti interni. Il rapporto col cibo inanimato ed una patologica visione del proprio corpo si trasformò nel rapporto col terapeuta, che, frustrando, proponeva una possibilità verso cui tendere per realizzare un modo di essere completamente nuovo, senza malattia. Nell'ambito di questo rapporto umano si scatenarono affetti distruttivi ed odi profondi verso il medico che aveva smascherato l'inganno, che parla di convinzione a rassegnarsi a stare male. Lacrime, sudore e sangue in ogni seduta ed in ogni nuovo rapporto emergente. Oggi quella paziente è guarita, perché la sua malattia è stata diagnosticata e curata dagli psichiatri della Scuola Romana di Psichiatria e Psicoterapia Fagioliana. Concludo con le parole che una psichiatra dalla fama mondiale pronunciò 17 anni fa all'Aula Magna della Sapienza di Roma, facendo le mie o tentando di farle mie. Forse posso pensare qual è la causa della depressione. Uno strano rapporto mortale tra uomini e donne. Perché per un verso gli uomini non hanno mai capito che la loro identità siamo noi. E noi, donne, non abbiamo mai capito. O se per una volta abbiamo capito, poi non abbiamo voluto o non abbiamo avuto il coraggio di imporre agli uomini che la loro identità siamo noi, perché siamo noi la loro immagine interna. Se la mia colpa mi porta alla depressione, forse potrò calmarmi un po' soltanto se riuscirò a dimenticare me stessa per essere la bellezza di un uomo.
spento. Ah, eccola, va, va. Io pensavo di essermela scampata, però ancora qui è sempre più difficile. Allora, a questo punto, visto che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui gli autori, io volevo chiedere se qualcuno di loro voleva dirci qualcosa. Sì? Ok. Grazie, grazie a tutte voi che siete state bravissime ed è difficile adesso dire qualcosa. La memoria torna ai tanti stimoli e pensieri dopo un'altra bella presentazione di dismorfofobia, quella alla Feltrinelli di Via Appia a Roma il 25 giugno. Ho notato una combinazione insolita, due donne e due uomini, due psichiatre bravissime, parlavano col linguaggio verbale. Due uomini, artisti, parlavano anche loro, alludendo tutto il tempo e raccontando di un linguaggio non verbale. Di solito accade il contrario. Gli interventi erano molto emozionanti. In particolare mi ha colpito il musicista. Quindi mi scuso se sto per dire cose un po' astruse, ma è stata colpa sua. Mi sembra di aver colto, per la profondità del discorso, almeno due sfide all'approfondimento che mettono a dura prova noi psichiatri. Intanto si è presentato con quello strano strumento musicale che mi dicono africano, simile a una chitarra. Oltre a parlare, si è messo lì a suonare. Ma come? Alla presentazione di un libro scientifico? Ma che c'entra? E poi ha proprio sfidato dicendo: ognuno di voi, ascoltando questa musica, adesso avrà fatto delle immagini. Appunto. Il discorso è troppo seducente, anche se rischia di portarci lontano. Io avevo pensato a una musica lontana e antica, che veniva come minimo dalla mezzaluna fertile, la terra tra i due fiumi, dove sono Iran e Iraq, e dove è stato ritrovato il mito di Gilgamesh. Ho pensato che quella poteva essere stata la musica dei tempi di Gilgamesh. E mi chiedo di nuovo, che c'entra? Alla presentazione del libro illustrato su Gilgamesh, edito dall'Asino d'Oro, nel dicembre 2013, Massimo Fagioli fece alla fine dei commenti, oltre che originali, fantastici. In particolare, mi colpì l'osservazione sul rapporto Gilgamesh-Enkidu come rapporto tra la realtà della veglia e della coscienza, rappresentata da Gilgamesh, e la realtà del sonno-sogno, del non cosciente, rappresentato da Enkidu. E notò che questo rapporto era armonico, senza conflitti, e quindi senza scissione. Poi si era parlato del fatto che Enkidu diventa umano grazie al rapporto con il diverso, con la donna. Entrambe queste cose sono o non più possibili o gravemente compromesse nel caso delle patologie del comportamento alimentare e di dismorfofobia. Perché in questi l'armonia originaria della nascita, che noi chiamiamo fusione corpo-mente, è stata lesa da esperienze deludenti durante il primo anno di vita, come ci avete detto. Gilgamesh, la veglia, diventa re. Enkidu, l'essere umano selvaggio, irrazionale, muore. Possiamo ipotizzare l'origine della scissione del pensiero 5.000 anni fa? Noi, nel nostro lavoro con i pazienti, ci lasciamo andare al rapporto diretto, immediato, profondo, con chi ci ha chiesto la cura. E contemporaneamente, senza diventare astratti, dobbiamo riuscire a tenere presente e quindi non annullare il fatto che questa storia della scissione tra sonno e veglia, tra razionale e irrazionale, tra coscienza e non coscienza, tra mente e corpo, è cominciata almeno 5.000 anni fa. Sempre alla presentazione di Via Appia, Eva Gebhard ci ha ricordato che Massimo Fagioli non ha creduto
all'inganno di religione e ragione, non ha creduto all'anaffettività degli uomini. Quindi è impossibile pensare che 5.000 anni di inganno sulla verità dell'essere umano non producano un'oppressione culturale di fronte alla quale è difficile resistere, in particolare per il bambino. Altra sfida del musicista quando ci ha raccontato, a proposito del suono che non si ode, che si lega al senso, di un momento dei seminari di analisi collettiva, in cui Massimo aveva preteso dai musicisti, dopo che qualcuno aveva parlato e spesso aveva raccontato un sogno, a cogliere il suono e quindi il senso profondo dell'immagine raccontata. Non c'è neanche un musicista, diceva. Pretendeva che i musicisti diventassero psichiatri, perché non dovevano mica mettersi appunto a suonare, a cantare dopo aver colto l'immagine profonda, ma dovevano arrivare al linguaggio verbale. Se ci pensiamo, se ci spostiamo di nuovo dal filone della ricerca a quello della cura, questa pretesa era proprio un'operazione geniale. Sì, perché far arrivare un artista dopo aver ricreato la nascita al linguaggio verbale vuol dire proprio salvargli la vita. Cioè, una volta uscito dalla situazione protetta del rapporto di psicoterapia, l'artista riesce a salvare la propria dimensione artistica, che sta nella fantasia del primo anno di vita, e quindi riesce a salvare se stesso solo se realizza, ricrea lo svezzamento. E quindi sa camminare sulle proprie gambe e parlare utilizzando il linguaggio verbale. Massimo lo ha detto tante volte, la nascita da sola non basta. Per ottenere l'immunità dalla malattia mentale occorre realizzare lo svezzamento. Solo così l'artista riuscirà a proteggersi dall'anaffettività e l'invidia degli altri. Il musicista ci ha ricordato di quelle frasi, in fondo frustranti, ma che tuonavano così forti e così calde. Non c'è neanche un musicista. E nelle orecchie risuonano ancora delle frasi simili, sentite tante volte durante i seminari, mentre studiavo medicina, durante la specializzazione, è uguale anche dopo. Non vedo psichiatri stasera. Niente da fare. Se aveva preteso dai musicisti di diventare psichiatri, allo stesso modo pretendeva, senza consolazioni, che gli psichiatri diventassero musicisti, che nell'ascolto delle parole dell'altro, in particolare della descrizione del sogno, sapessero coglierne il suono, cioè il senso latente, nascosto e il nesso con l'immagine. Ma adesso mi fermo per ammettere che forse esiste una verità ancora più profonda che spazza via le cose che ho appena detto, perché ancora troppo parziali, troppo superficiali. La verità è che per Massimo non esisteva il musicista e non esisteva la psichiatra. Durante i seminari la realtà sociale di ciascuno era completamente messa da parte e lo psichiatra dell'analisi collettiva si rapportava soltanto all'essere umano. Infatti lui manifestava questa pretesa di chiedere uno straccio di interpretazione a tutti i presenti, non importa che questi fossero meccanico o giudice o medico o insegnante o artista. La pretesa era rivolta a tutti gli esseri umani che aveva di fronte e lui lasciava la massima libertà di partecipare o meno alla ricerca. Anche con le interpretazioni dei sogni che lui dava, ci diceva, potevamo farne quello che volevamo, nella massima libertà e ognuno con le proprie possibilità diverse. E sempre più spesso accadeva che la memoria delle parole belle che avevano regalato la cura, insieme alla memoria degli scritti, non veniva tradita o sfregiata o messa nel congelatore, ma si trasformava e si trasforma ancora oggi nel lievito magico, che unito ad acqua e farina fa la trasformazione in dolci e pani buonissimi, che si chiamano pensieri sani, rapporti belli, scritti originali, opere d'arte.
Abbiamo già fatto dei ringraziamenti all'inizio, però volevo comunque ringraziare ancora a tutti voi che siete venuti, ai relatori. E vi volevo leggere due frasi dell'editoriale di oggi, di Left, di Matteo Fago. L'editoriale si chiama Il verde e il nero. Il verde fa riferimento a un calendario, al calendario disegnato da Massimo, ed è il colore in cui sono scritti i giorni della separazione estiva. Quel verde dei giorni d'estate è un invito alla bellezza, un invito a realizzare se stessi nella separazione. Se poi quella bellezza non c'era ancora, Massimo Fagioli vedeva al di là, spingeva alla ricerca. Sapeva che era una questione di tempo e il verde della vita felice sarebbe tornato. Lui avrebbe lavorato, come ha sempre fatto, con la certezza della bellezza degli altri. Grazie. Grazie a tutti. Ciao e arrivederci. Non lo sapevi?